Federica Paola. Monica non ha fatto dormire su. Sono tre le semifinali, pertanto con la classifica stilata in base ai punti acquisiti, le prime quattro grandi semifinali accedono alla finalissima delle corse già per il titolo di gara della Cosiarità. Francesca Sali! Sei sulla 31 Borsini Giulia. Attenzione. Andata di meno 16. Antonina la numero 25. E la numero 19 Maria Tacchi sulla 76-10. Tocco di Murillo per la 25. Abbiamo sentito la campana di meno 13 al passaggio punti. Sulla 76-10. Prossimo passaggio sia la campana di meno 10. Dai Francesca! Ultimo passaggio. Thank you.
Dove è uscito Consigli Giorgia sulla Marta Chiara. Prossimo passaggio è la palla all'ultimo giro. Seconda batteria. Intanto ragazzi maschi all'appello, ragazzi maschi all'appello. Prossimo passaggio è la campana per l'ultimo giro.
23-61-81, terza ed ultima semifinale. Thank you.
22:06:37. Prima batteria, ragazzi Casti. Due le batterie per i ragazzi maschi per loro i primi sei nella classifica in base ai punti acquisiti, i primi sei in finale. È già pronta la prima semifinale. Thank you.
perché non tieni i video? Allievi femmine all'appello. Allievi femmine all'appello. Fermarsi, ritorniamo sulle linee di partenza. Dai Giamma, rialzati Giamma! Il numero 63.
squalificato per quello, eh. L'aveva fermati là. 20, 23, 24 minuti in più. Sono squalificati anche i numeri 37, 18 e 50. L'atleta numero 63 Bianchi insieme a un dirigente da giudice arbitro. Thank you.
avrei messo le canzoni. Fermati, la prima semifinale, sono tre le semifinali. Fermati. Sono tre le semifinali e accedono alla finalissima. La vincitrice di ogni semifinale di diritto, poi nella totalità verranno recuperati 4 migliori tempi. Stanno completando il terzo giro. Maria Venni De Palma, le prime due, le due grandi in prima e seconda posizione. Ancora Maria Venni De Palma, al passaggio siamo a meno 5, metà gara. Gara contro il tempo perché solo la vincitrice ha vinto il giorno di finale. Intanto viene la vita numero 14. Presidente. Prossimo passaggio è Campana per l'ultimo giro. La vincitrice del diritto finale. Seconda parte della seconda semifinale. Rodriguez e Fattori, prima e seconda posizione, si incaricano loro della natura. Intanto viene abolita la numero 54. Siamo a meno 6 a passare in variante le prime posizioni. Rodriguez, Fattori, meno 5, meno gara. Perché ora negli ultimi tre giri
Terza semifinale. Allievi maschi dell'appello. Minotto completa il secondo giro della carrozza che tiene la prima posizione. Carrozza Valeri, prima, seconda posizione. Passando siamo a metà terra, meno 5. Che scatole, ma fanno da morire. Un dirigente della società MSD Hockey Patinaggio Padova, MSD Skating Club Rovigo, MSD
dell'organizzazione di Grecia. Ripeto, ma per le cose sono fatte SP Ovi, non c'è padre, SP Rodrigo e SP Fogliola. Grazie. Questo comunque sotto, è anche sotto medicinale, prima le gambe non vorrei mai che fosse siamo agli allievi maschi, anche per loro tra batteria sono la stessa modalità, i vincitori di ogni semifinale accende di diritto alla finale e via la tornalità avrebbe per i danni di quattro il loro tempo. Intanto sono avuti i numeri 19 e 57. Grazie a tutti.
terza semifinale Junior Femmine Appello. Nessuno glielo spinge, è una cosa che lei è una cosa. Il terzo per la linea di Junior nel passo del turno ha scritto la batteria Maranesi a Marianelli Ginde Fattori in Camilla. Si qualificano con il tempo la numero 11 Palazzano, 17 Caroccia, 35 Granate, 58 Aroni. Rispondo anche tu pensando cosa rispondo. No, e io sono dell'idea che se queste cose si mettono alla volta ci l'hanno, ma no, ma sono delle leve esagerate. Siamo a meno 7 anni al passaggio. Adesso Rossi che si porta in prima posizione, prossimo passaggio sono meno 6. Rossi e Casoni in prima e seconda posizione, siamo a metà gara a meno 5. Sono rimasti ancora le semifinali della mia Formula Mieri, Junior Femmine, Junior Maschi, Senior Femmine, Senior Maschi. Al termine sarà effettuata la previsione di tutte le finali di ieri. Pertanto gli atleti interessati al podio di tutte le finali di ieri si mettono a disposizione per svenire il programma delle previsioni. Mi emoziono con questa barbona qua. È scappata lei. Monica, Monica, saluta. Grazie. Ma è staccato ora, tanto non è rosso. Ora ma ci vede nel caso. Sì, non è rosso. Ciao Thomas, ciao Nico, ciao Samuele. Poi di profilo della galassia. Grazie, sei un amico. Ricordiamo che sono a disposizione tutte le foto del fotografo ufficiale della manifestazione ubicata all'ingresso del palazzetto. Sono già disponibili tutte le foto.
Allievi maschi si qualificano avendo vinto la batteria Noyan Carometto gruppo Francesco Scotto Filippo. Si qualificano con il tempo il 39 Fasolo, 59 Rossi, 32 Mallorca Vincenzo, 47 Sorrento Lapera. Thank you.
Ok, funziona, ok. Thank you.
Giuseppe Marini, Borbidale, Corrado, Cristo Sileni, continuo il secondo giro di realtà. Prossimo passaggio, vediamo gli ultimi tre giri. Vero due. Prossimo passaggio, partita per l'ultimo giro. Intanto c'è la posizione per il numero 11. La vincitrice per il diritto di finale. Facciamo completare. Passiamo alla prima semifinale. Junior Maschi. Anche per loro due semifinali, il vincitore degli anni semifinali più i 5 migliori in tempi accedono alla finale. Intanto la senior femmine all'appello. Ma guarda la batteria! Senior femmine all'appello. Leonardo Martino che si incarica di fare il lavoro sia la pedagogia meno 5. Tre giri alla conclusione, sempre la prima per andare a forzare il lavoro. Martina, Barriera, siamo a tutti la conclusione. Prossimo passaggio, partiamo per l'ultimo giro, il vincitore del vincitore della finale. Facciamo completare seconda semifinale, senior femminile all'appello. Thank you.
per il prossimo anno, che viene la prima posizione, siamo già a meno 6. Rossetto si è portato in testa. Siamo a 3 giri alla conclusione. Saluto Corona in 2 tempi nella prima posizione, 2 giri a termine. Prossimo passaggio, campana per l'ultimo giro, il giusto e il giusto in finale. Intanto Junior Femmine si qualificano avendo vinto la batteria da Versi Ginevra e Luciani Verona. Si qualificano con il tempo la numero 22 Vincello, 24 Maralini, 11 Morbida, 44 Fausti, 34 Marano. Nella gara appena conclusa ha munito il numero 28, il numero 15, viene retrocesso dal secondo al quinto posto. Prima semifinale senior femminile, anche per loro le due semifinali, le vincitrici di ogni semifinale con diritto alla finalissima, nella totalità hanno recuperato 5 milioni di euro. Siamo alla prima delle due semifinali riservate alla serie femminile. Erika Zanetti che tiene la prima posizione, ancora Zanetti a tenere la testa, pallonata da Serena Agostino. Zanetti e Agostino, Zanotti, siamo a meno 6, sempre in variabile le prime posizioni, metà gara, meno 5. Thank you.
Anche per loro due semifinali, quindi vincitori di ogni semifinale accedono in lista. E anche per loro verranno recuperati i 5 milioni di tempi. Simone Martino che sta cruzando la natura.
Dio Trevastoni in seconda posizione. Prossimo passaggio, campana per l'ultimo giro. Il vincitore Anastasia Martina. Difida di squalifica numero 37. Seconda semifinale. No, ce l'ho detto io. Ritornando sulla linea di partenza. Prima falsa partenza per il numero 39 Luzza. Corito Zarlinga Russa con le prime posizioni. Prossimo passaggio sarà Martino 6. Primo tocco di Murillo con il 45. Meno due. Quartale per l'ultimo giro, vincitore di Murillo. Facciamo completare alle 18.30 precisi, iniziamo le proiezioni di tutte le finali figlie. Due maschi si qualificano avendo vinto la batteria Martino Leonardo Salini Rico, si qualificano con il tempo 26 Noera, 35 Rossetto, 44 Testa, 28 Parola, 15 Favaretto. Il numero 25 è Fiorito Roberto, è il dirigente della giudice arbitro. Senior femmine, si qualifica avendo vinto la batteria, buongiorno Giulia Zanetti Erika.
si qualifica con il tempo dal numero 11 in piazza, 7 Bonetti, 31 Di Natale, 32 Camarini, 24 Rossi. Siamo alla consegna del trofeo Chiesi 2014, effetto alla premiazione del consigliere federale Ferdinando Naroli. Terzo classificato, Eridania Pattinaggio. Seconda classificata, Roma 7 Pattinaggio. Si aggiudica il trofeo a Polisportiva Bellusco. Gli atleti che ho chiamato per cortesia da questa parte, tutti gli atleti delle premiazioni di ieri sera, venite qua. Thank you.
Ciberto. Ciberto Angela. Thank you.
Siamo alla cerimonia tradizionale di attivazione, all'assegnazione delle maglie tricolori. Iniziamo dalla Regina Sprint, ragazzi femmine, e il consigliere federale Ferdinando Naroli ad effettuare la premiazione. Medaglia di bronzo, Roberto Angelo, di Sportiva Bellusco. Medaglia d'argento, Gatti Melissa, Brianza e Laide. Titolo italiano e medaglia d'oro per Emi Claudio. Grazie. Siamo alla categoria ragazzi femmine della Tragedia Sprinte e il sindaco Andrea Badalè ad effettuare la premiazione. Ragazzi maschi, sindaco per la premiazione, medaglia di bronzo Michele Mattia, Olimpiade Patinatori Siracusa. Medaglia d'argento, Lorenzo Riccardo, Padernesi. Titolo italiano in d'oro, medaglia d'oro per Don Marco Padernesi. Siamo ora alla linea femminile, siamo sempre sulla Regina Sprint. È l'assessore regionale della regione Piemonte, Augusto Ferrari, ad effettuare la premiazione. Medaglia di bronzo Balanzano Giorgia,
gruppo pallinatori di Sabonesi. Medaglia d'argento, Asia Guarani, ruolo di pallinatori Bosca Martini Sicuro. Medaglia d'oro, titolo italiano in don, Camilla Fattori, Fortitudo Fattinaggio Fondato. Siamo ora agli allievi maschi, effettua la premiazione il consigliere regionale Diego Sozzani, medaglia di bronzo di Civi Tennis, Bianca Lario. Medaglia d'argento Paolini Davide, polisportiva Cassiere. Medaglia d'oro, titolo italiano in don, Tarico Gabriele Sacco Torinese. Intanto ringraziamo Bionicchia per aver offerto l'omaggio per le premiazioni.
fortissimo la prima volta. Uscire, 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 uscire. Intanto abbiamo la campionessa regionale greca Gandini che ci farà vedere il suo singolo.